alla scoperta dei talenti del nostro territorio. Il nostro territorio locale è ricchissimo di persone operose, di grandi professionisti e anche di curiosi aspetti di questi professionisti eh, che emergono di tanto in tanto con eh, delle loro performance davvero curiose ma intelligenti. Una di queste è proprio quella che vi vogliamo presentare questa sera. L'autore di questo manuale e Luca De Maria, comunicazione politica locale e premetto che non è l'unico perché ce n'è già uno precedente ma poi ne parleremo anche di questo. Luca De Maria è qui con noi, ciao Luca, benvenuto. Grazie. Ecco, io ti chiederei di brevemente per chi sei, perché Luca De Maria chi è? Chi è? Perché allora. noi ti conosciamo sotto una veste più di marketing, ma tu cosa sei nella Beh. vita? Allora, io principalmente mi occupo di campagne di comunicazione, perciò di pubblicità, lavoro all'interno di un gruppo editoriale che si chiama Possiamo Targato Cuneo e eh, seguo le campagne pubblicitarie delle aziende medie e piccole e eh, parallelamente nei periodi in cui la politica ha eh, il suo massimo splendore seguo anche quelle che sono le campagne. Eh, di comunicazione. Diciamo che le, le campagne sono frequenti. Sono frequenti, noi, quindi, ormai quasi tutti gli anni. Ecco, quindi abbiamo vota. la possibilità di fare esperienze continue. Esatto, pertanto seguo, sempre grazie al discorso dei, dei giornali online, quelli che sono i comunicati che il mondo politico vuole divulgare per andare a intercettare un pubblico di riferimento. Come ti è venuta l'idea di fare un manuale? Allora, l'idea mi è nata qualche anno fa precisamente dopo le votazioni qua a Cuneo e eh, dove ero entrato in Quindi contatto con le amministrative. Le amministrative, esatto. Perciò subito dopo ho detto "Voglio provare adesso a mettere insieme un po' di tutti quei discorsi che ho sentito, di quelle promesse che sono state fatte nella campagna elettorale, mi ero annotato degli interventi che mi erano piaciuti e che secondo me potevano essere di esempio anche per altre persone che decidevano di candidarsi sindaco piuttosto che semplicemente consigliere all'interno di un'amministrazione locale e il risultato è stato sviscerare questi appunti e trasformarli in un testo scorrevole. Ecco, pensate che comunque questa è stata un'idea geniale anche perché non ce ne sono in questo momento esatto. manuali come il tuo, sei unico, eh, hai, sì. hai questo imprimatur, questa comunicazione politica locale che c'è all'interno di questo volume. È una, diciamo che è dispiegata in varie sfaccettature, perché tu dai veramente eh, degli indirizzi eh, molto precisi a chi si sveglia una mattina e dice: Ma perché no? La perché? politica potrebbe interessarmi. Ci dicono che sempre di meno la gente si è interessata. A purtroppo è così. Ecco, ti, ti risulta questo? Sì, purtroppo è così, poi lo vediamo ogni volta che c'è una tornata elettorale dove il numero delle persone che decidono di eh, contribuire all'elezione di mh, amministratori è sempre più basso rispetto a quello che poteva essere 15, 20, 30 anni fa. Adesso ci sono intere generazioni che si sono un po' disinteressate ecco, da questo aspetto. Dal tuo osservatorio, secondo te perché? Allora, eh, la bacchetta magica e la soluzione ovviamente non ce l'ho, però molto probabilmente le delusioni promesse mai mantenute, incoerenze, perché se in campagna elettorale dici che farai A, B e C, poi magari non riuscirai a portare avanti tutti e tre i punti, ma almeno uno devi riuscirci. Okay. Altrimenti vuol dire che hai creato un'aspettativa um, una un un semplicemente per catturare l'attenzione di un pubblico che ti ha dato fiducia, perché il voto comunque è un qualcosa che è molto personale ed è indirizzato ad una persona che sta dall'altra parte, nella quale tu ri, riponi dei bisogni, dei desideri soluzione dei problemi reali che la nostra quotidianità ormai allora, ci Allora, prendiamo un personaggio tipo della nostra provincia che si sveglia la mattina e dice "Ma io mi sono già sempre un po' documentato su quello che succede a livello politico, però adesso mi piacerebbe esserne parte attiva". Prendo il manuale di Luca De Maria. Da dove parto? Allora, innanzitutto deve avere già un minimo di attinenza e propensione a questo tipo di incarico, perché poi non è che sfogliando un manuale tu decidi di diventare un esperto di un settore e poi mettere a disposizione della collettività il tuo tempo e il tuo sapere. Però quello che ho voluto realizzare è un insieme di punti o spunti, su cui fare alcune riflessioni, perché spesso nei programmi elettorali si toccano gli argomenti su cui siamo più preparati, e questo è abbastanza normale. Però eh, l'essere preparati noi o l'essere preparati come squadra non preclude il fatto che ci siano ancora altre necessità e altri bisogni che magari riteniamo superati oppure che non ne veniamo a conoscenza. E allora, leggendo questo libro, tu hai la possibilità di avere una panoramica di quelli che potrebbero essere, sempre secondo il mio parere, l'esempio di quello che potrebbe servire a una collettività. Insomma, un panorama a 360 esatto, gradi sì. di quelli che sono eh, i problemi maggiori eh, e soprattutto anche gli ambiti. Eh, dove andare ad agire dicendo delle cose, perché tu vai a, proprio a scegliere, fai delle caselle. Faccio degli esempi, sì. Ecco, dove, dove all'interno c'è la risposta. Flash, eh, perché è un bigname questo. Infatti vedete che non è tanto spesso. Quindi qui c'è proprio la risposta flash ad ogni problematica. Esatto. Vuoi parlare ad esempio di associazioni di categoria, quali potrebbero essere i bisogni delle aziende all'interno di un comune... E come rapportarti con l'associazione di categoria per far sì che i bisogni di un gruppo di persone o di aziende siano convogliati sotto un unico referente e poi vedere come sviluppare e come portare sviluppare. avanti questo beneficio. Altro aspetto di questo libro è che a un certo punto tu dai un timing di eh, percorso per arrivare poi alla candidatura. Esatto. E quindi parti a monte un anno prima. Sì. Dici, sì. Allora, un anno prima cosa sì. si deve fare? Cosa si fa? Allora. Eh, le tempistiche sono importanti, perciò la pianificazione, come in tutti gli ambiti lavorativi e aziendali, è importante e lo è anche a livello politico. Io consiglio di iniziare almeno un anno prima, perciò crearsi un team, un gruppo di persone che possano aiutarti nel creare un programma elettorale che sia sostenibile e che sia realizzabile nel contesto sociale in cui uno vive, perché è inutile prendere e fare eh, promesse dove poi magari il contesto non lo permette partire per tempo porta solo vantaggi perché hai la possibilità di ascoltare anche i bisogni di più persone, che è fondamentale, perciò l'ascolto, l'ascolto attivo in politica è proprio l'ABC e eh, tutto questo ti permette di raccogliere delle informazioni, magari iniziare a creare un sito, iniziare a utilizzare i social per raccogliere bisogni e poi creare un po' quello che può essere un programma di sviluppo di questi bisogni. Ecco, e di quindi è importante anche creare proprio un colloquio fluente fra cittadini e persona che esatto. vuole sì. diventare amministratore. Se uno riesce a creare attorno a sé una squadra, perciò un gruppo di persone che condividono la stessa idea e la stessa visione sì. politica è sempre meglio perché. L'essere in tanti, il confronto, ti porta anche a trovare soluzioni di compromesso e nell'ambito politico il compromesso è quello che ti permette di realizzare magari non tutto, ma una buona parte di quello ecco, che senti, vorresti Luca, fare. Eh, in tempi attuali, eh, fare politica oggi è mh, sicuramente più complesso del passato perché abbiamo la rete, abbiamo i social, abbiamo le famose fake news. Come muoversi? Perché eh, nella politica si sa che i colpi bassi arrivano, eh. una volta arrivavano in modo più tradizionale, adesso arrivano anche attraverso certo. la rete. Adesso è completamente diverso, perché una volta, facciamo, esempio, 25 anni fa, i social erano appena all'inizio, pochissimi li utilizzavano e il mondo politico ne era ancora un po' distante. Poi negli anni, gli ultimi dieci anni, la maggior parte dei leader politici ha un suo profilo su una piattaforma o l'altra e spesso e volentieri tweetano molto, molto, molto e l'impulsività chi è un po' più sanguigno più delle volte quando vede magari un attacco o un qualcosa che ritiene non corretto nell'ambito di un'osservazione fatta da, da un cittadino risponde Anni fa avevamo gli uffici che rispondevano per noi, perciò c'era un filtro e le persone che rispondevano non erano emotivamente coinvolte. E questo faceva sì che la comunicazione fosse più equilibrata e che creasse effettivamente quello che voleva offrire, perciò una risposta, il realizzare magari e spiegare un qualcosa. Adesso l'impulsività, spesso e volentieri, ti porta a scrivere delle cose dove poi, dopo due secondi. Non è che si ferma lì il messaggio, ne fai una copia, uno screenshot e via, poi lo diffondi e questo crea il... diventa effettivamente virale danni. e con tutti gli annessi esatto. connessi. Quindi poi è rispetto difficile. a tanti anni fa, adesso le fake news, perciò queste informazioni che non sono proprio veritiere al 100%, eh, spesso e volentieri sono anche gestite in modo inopportuno perché andiamo a decontestualizzare la situazione, magari una persona ha riferito e ha pronunciato in un discorso determinate parole e affermazioni, ma era in un contesto, si estrapola solamente quella parte, la si replica magari oggigiorno, non essendo più contestualizzato al momento, alla discussione, all'argomento, prende un tono e un significato completamente differente. Sui social, col cosiddetto taglia e incolla, taglia e cuci, come spesso lo chiamiamo, tutto questo è molto più facile, ma nello stesso tempo pericoloso. Pertanto, chi ha la possibilità di avere con sé un team di persone e in questo team c'è qualcuno che si occupa anche di comunicazione è meglio. Perché non viene coinvolto in prima persona. E parlando proprio di comunicazione, sì. tu in questo volume dai anche dei consigli proprio di regole di comunicazione, come porsi di fronte a una platea, come parlare, la comunicazione non verbale, insomma dai anche degli input che sono molto importanti su sì. questo tema. Ci eh, sono degli esempi che ho voluto riassumere all'interno di, di un capitolo perché mi è capitato spesso di assistere a dibattiti politici dove avevamo autorevoli persone sul palco e nelle classiche tavole rotonde e a un certo punto uno parlava e gli altri utilizzano un telefonino, fanno finta di niente, si girano, mandano un messaggio, queste cose non vanno bene. cioè Il politico oggigiorno deve essere un punto di riferimento, deve essere la persona che ci rappresenta a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Pertanto l'atteggiamento, il comportamento, specialmente nei momenti pubblici, deve essere di tutto rispetto nei confronti di chi sta parlando in quel momento ma soprattutto delle persone che stanno ascoltando. Ecco, quando noi mandiamo dei personaggi a Roma li chiamiamo onorevoli, ma onorevoli devono anche essere nel modo di comportarsi. Sì, io ho ma... fatto un esempio adesso banale perché è quello che più spesso si verifica e, e, e non va tanto bene. Poi il comportamento deve essere coerente, cioè tra quello che dici e quello che fai nel tempo libero, nei tuoi momenti di relax, deve essere seguire la stessa linea, non è che puoi... Dire una cosa e poi. comportare. la coerenza, che esatto. io credo che sia una delle fondamentali per fare una buona politica. Esatto. E noi abbiamo veramente bisogno di coerenza. Poi noi in provincia di Cuneo abbiamo comunque dei bravi amministratori perché in provincia di Cuneo comunque in tutti i comuni si vive bene, non abbiamo le problematiche che si possono riscontrare in altre città. Però malgrado tutto, eh, se uno riuscisse anche a curare questi aspetti, magari il risultato potrebbe essere, eh, sebbene già buono, qualche migliore. Qualche promessa di meno e qualcosa di fatto in più. Secondo me potrebbe funzionare benissimo. Ricordarsi che non bisogna mai esagerare nelle promesse, perché come dicevamo prima, si creano delle aspettative. aspettative poi esatto. le aspettative non eh, risolte con un risultato eh, sono una grande delusione, quindi non si vota più. Sì. E, e poi c'è anche un po' di disaffezione da parte della, dei cittadini verso la politica. E quella recuperarla sarà difficile. Sarà difficile perché bisogna proprio cercare di dire A e fare A. Dire B fare B e non e dire basta. C se non si può fare. Esatto, però quando sei lì capisco benissimo che <ride> il fatto di ti avere prende. qualcosa <ride> ti prende e ti porta a dire o promettere qualcosina in più. Senti Luca, dove troviamo il tuo manuale di comunicazione politica locale? Benissimo, allora mi sono appoggiato a una casa editrice online, ETA Beta, pertanto il canale di distribuzione Amazon, Amazon o Raffael Trinelli, è semplicissimo, basta scrivere comunicazione politica e locale arriva e arriva subito. Sì. Prima di questo ce n'era già uno però, l'ho accennato sì. all'inizio, che cos'era? Un altro manuale? Era simile, sì. cinque anni fa ho scritto un libro di comunicazione perciò legata ai media locali, perciò alle aziende medio-piccole che hanno deciso di investire del denaro per sviluppare la loro attività. Bene, ho fatto una panoramica di quelli che sono sì. i media di... Comunicazione che oggigiorno eh, su cui possiamo lavorare perciò dai giornali online, le TV, le tv locali, settimanali, mensili, il volantino, l'itinerante, perciò i pullman, le affissioni. Ma ancora funzionano? Funzionano sempre, sì. sì. Sì, sì, sì. Quindi il grande manifesto funziona ancora, funziona col ancora, suo faccione, sì. ognuno col eh, faccione. Deve avere poche informazioni chiare perché il grande manifesto il più delle volte tu lo vedi quando stai guidando oppure ecco. sei in bici. Quello che io dico sempre, metteteci poco, poco nel manifesto, che si veda il colore, il viso della persona, Bravo. ma non tanto perché nessuno riuscirà mai a leggere tutto esatto. quello. Perciò eh, la comunicazione, pertanto che sia efficace, deve essere minima, perciò deve comunicare un concetto per volta. E basta. Bravissimo. Allora, un tempo c'erano le scuole di politica. E, ahimè, dopo tanti anni, voi lo sapete, abbiamo sgretolato un po' tutto, abbiamo cercato di rimescolare, di costruire qualcosa di nuovo che poi è un po' traballante. Però... Se a qualcuno di voi venisse in mente di intraprendere anche solo un pensiero che poi può diventare realtà, di fare un percorso politico, avete la comunicazione politica locale. Un volume che è veramente un bignami di cosa si deve fare quando si pensa e o si ipotizza di fare politica anche a livello locale. Grazie a Luca De Maria grazie e grazie voi. a voi e buona serata.